Il conto alla rovescia per il Java Beach Party può dirsi ufficialmente partito. Mancano infatti 9 giorni al 7 settembre, quando Montesilvano accoglierà l'evento dell'estate sul proprio litorale. Avviati i lavori sull'area individuata per ospitare il concerto, sono partite anche le polemiche relative ai costi che l'amministrazione dovrà sostenere per pagare mezzi e uomini all'opera giorno e notte per agevolare le attività dell'imponente macchina organizzativa del Java Beach Party che già dalle prossime ore approderà sulla spiaggia adriatica. Ma chi paga? A fare chiarezza sull'argomento, rispondendo alle polemiche di questi giorni, è proprio l'assessore comunale al bilancio e agli eventi, Deborah Comardi, che parla di entrate cospicue provenienti soprattutto dagli sponsor dell'evento. È necessario fare una doverose precisazioni e opportuna chiarezza per quanto riguarda i costi che si andranno a sostenere. Parliamo innanzitutto di 10.000 euro per l'allungamento e il livellamento della spiaggia, tuttavia questi fondi sono fondi destinati specificatamente al demanio ed erano interventi già programmati. Noi abbiamo dovuto comunque effettuare queste operazioni, tuttavia sono state anticipate proprio in previsione dell'evento. Per quanto riguarda invece gli altri costi, dobbiamo garantire il piano sicurezza e mobilità, ovviamente. Parliamo di cifre che si aggirano intorno ai 30.000 euro, tuttavia questi 30.000 euro saranno finanziati con fonti esterne che deriveranno dunque dalle sponsorizzazioni, innumerevoli sponsorizzazioni che sono in contatto con il Comune di Montesilvano, con il piano parcheggi che sarà esternalizzato e mediante la somministrazione di cibi e bevande con autorizzazione del suolo pubblico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che avremo entrate e uscite che si compenseranno, quindi sarà un costo quasi zero. Quello che molti si chiedono, visto che c'è una macchina organizzativa imponente dietro questo Java Beach Party che si occuperà di rimborsare anche i balneatori che dovranno smantellare una parte dei propri ombrelloni, l'organizzazione comunque darà anche qualcosa al comune per questo evento o comunque dall'organizzazione non arriverà nulla al comune? L'organizzazione attualmente è ancora in fase di confronto e di trattativa con i balneatori per vedere di trovare una soluzione che sia soddisfacente per tutte le parti, perché giustamente subiscono un pregiudizio. È vero che ci sono tanti benefici, però loro specificatamente subiscono un pregiudizio perché dovranno smontare, come già si sta vedendo, gli ombrelloni in anticipo. Al comune non arriveranno fondi da parte dell'organizzazione, nel senso che poi l'organizzazione si occupa di promozione poi del territorio, ci arriveranno fondi in maniera indiretta come visibilità del territorio, però a livello di liquidità noi andremo a pari.